Se un giovane volesse dedicarsi alla liuteria, cosa dovrebbe fare? Ma c'è una scuola di liuteria a Cremona, e potrebbe iscriversi lì e tirare avanti, anche se dire la verità, il mestiere di liutaio oggi non lo consiglierei a un giovane che volesse iniziare una carriera, ma per una ragione molto precisa. A Cremona ha voluto fare una scuola internazionale di liuteria. Di conseguenza, la frequenza di persone che volevano diventare liutai era 10 e 1 a favore degli stranieri, addirittura cinesi, giapponesi e anche di altre origini. E i mantovani o i cremonesi stessi, pochissimi. Sono usciti eccellenti liutai, devo dire la verità, anche gente di buona manualità, solo che questi stranieri hanno trovato troppo bella l'Italia e si sono stabiliti nelle varie città italiane. Di conseguenza, non voglio dire che hanno tolto il pane ai nostri, ma hanno riempito un vuoto che già c'era e di conseguenza che uno volesse fare il liutaio troverebbe serie difficoltà al giorno d'oggi a poter valorizzare il proprio lavoro. Si potrebbe per esempio fare una mostra. Una mostra attirerebbe molti stranieri, molti turisti, molte persone del mestiere, molte persone musicisti. Si tratterebbe soltanto di cercare di forzare la mano a qualcuno che fosse interessato. Ci può fare qualche nome di liutaio che ha avuto un peso particolare nella storia della musica? Sì, ci sono stati due o tre maestri anticamente che discendono direttamente dalla scuola di Amati e dei Stradivari. Uno di questi era Tommaso Balestrieri, che era di origine cremonese mantovana, nel senso che abitava in un paese nei confini proprio fra Mantova e Cremona. Ma poi ce ne sono stati molti altri. Pietro Guarnieri, che era lo zio di Guarnieri di Gesù, il quale poi ha un nipote che si chiamava Guarnieri II, che anche lui ha lavorato a Mantova. Ma di liutai mantovani proprio c'è stato Camillo Camilli, mantovanissimo, eccellente, e anche lui derivava da una grande scuola. Era allievo di un allievo di Stradivari. Attraverso i secoli, poi bisogna parlare di altri. Lo stesso Camilli ha avuto un allievo fantastico che era Dall'Aglio, si chiamava Giuseppe Dall'Aglio, magnifico liutaio anche quella. Ma per tornare al discorso di persone che sono venute da altre località ma hanno operato a Mantova, il maestro di mio padre, Stefano Scarampella. Qui ci sarebbe una storia aneddotica da raccontare perché era una persona molto particolare. Varrebbe la pena di una puntata solo per definirlo Stefano Scarampella. Voglio solo fare una piccola cosa. Lui riuscì a fatica a vendere i propri violini perché era una persona molto, molto modesta e di solito favoriva a vendere i propri strumenti a ragazzi che non avevano possibilità. Magari snobbava chi aveva soldi ma aveva delle presunzioni, voleva lo strumento fatto così e cos'è. Le faccio solo un ragionamento che lui ha fatto la fame. Oggi uno Stefano Scarampella vale dei 150 e 200 milioni. Un violino di Scarampella, dico. Ha avuto qualcuno dilettante che si appassionava e lui dava un parere a tutti, ma l'unico allievo ritenuto tale è stato mio papà, che all'età di 19 anni è andato nell'atelier di Scarampella e fino alla di lui morte, avvenuto nel 1925, è rimasto nella bottega di Scarampella. Poi io sono definito sicuramente l'unico allievo di mio padre perché ho continuato nell'attività paterna e altro non potrei dire. Però ce ne sono stati molti altri liutai che hanno lavorato a Mantova, che vale la pena di ricordare. Ad esempio un Ceruti. Giuseppe Ceruti che ha lavorato a Mantova e San Benedetto, e lui era di Cremona, è venuto qui perché c'era la figliola che aveva sposato qua. Ma ce ne sarebbero molti altri da dover dire. Praticamente io penso che una dozzina di liutai nell'arco del Settecento, forse anche più di 12, arrivare ai giorni nostri, ci sono stati e sono fra i migliori liutai di tutti i tempi, ma non in ambito mondiale addirittura, fra i migliori in assoluto. Scarampella può essere definito uno dei 5 migliori liutai a cavallo del secolo scorso e l'inizio di questo secolo. Mio padre stesso è senz'altro da annoverare fra i migliori del secolo. Non parlo di me perché non è il caso.